È bastata la pioggia breve ma abbondante di sabato scorso per far riemergere per l'ennesima volta il problema dell'asfalto in via di sotto all'altezza della rotatoria nei pressi di via Cellini. Il manto appena rifatto ha cominciato pericolosamente a sussultare, creando dislivelli alla pavimentazione stradale e costringendo l'amministrazione comunale di Pescara a chiudere un breve tratto. Individuati intanto circa 20.000 euro per un intervento di sommorgenza che partirà già domani, ma con l'amara consapevolezza che il problema non sarà del tutto risolto per via del sottostante impianto di raccolta di acque bianche che non regge la pressione in presenza di abbondanti rovesci. Eppure un progetto per il rifacimento dell'impianto da via Cellini a via di Sotto c'è ed è pure dotato di copertura economica, ma la gara, come spiega il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Massimo Pastore, è andata ancora una volta deserta. Noi abbiamo un progetto da 280.000 euro che è andato a gara, purtroppo la gara è andata deserta. Ogni 2 anni torna questo problema, questa criticità, perché la pressione in questo punto è elevatissima e quindi purtroppo ci ritroviamo ogni volta qui a cercare una sommorgenza per ripristinare il manto stradale. Sotto di noi c'è una vasca di raccolta d'acqua bianca, di acque bianche, che insomma, soffre un po' questa eccessiva pressione. Sì, assolutamente sì, come dicevo, siamo assolutamente a conoscenza di questo problema e con questo progetto di 280.000 euro per Salita Cellini e questo punto andrà a risolvere strutturalmente questa criticità. In attesa di questo intervento strutturale, come risolvere nell'urgenza questo problema? Possiamo solo attivare una sommorgenza per ripristinare il manto stradale e la percorribilità dell'arteria, della rotatoria e poi aspettare questo progetto strutturale.